Buonasera, benvenuti a tutti quanti. Stasera va in scena la storia del giovane Emanuele De Deo, nato e vissuto a Minervino alla fine del Settecento, e che ha pagato con la vita lo slancio coraggioso verso le idee rivoluzionarie di uguaglianza, libertà e giustizia. Tra queste case ha mosso i primi passi. Qui si è formato negli affetti e nel carattere. E da qui è partito per entrare nella storia. Mille morti sono da preferire ad una vita infame. Mille morti. Mille morti sono da preferire a una vita infame. Sono queste le ultime parole di Emanuele. Il suo testamento per me e per tutti. Per tutti quelli che vorranno ascoltarlo. Quasi a chiedere perdono per non aver voluto sopravvivere a una vita ignobile. Perdonare. Dovrei forse perdonare me stesso. Per avergli insegnato ad essere giusto, onesto e coerente. Un padre. Sì, un padre dovrebbe essere orgoglioso di suo figlio. Ed io lo sono. Dio è il testimone che lo sono. Anche se la sofferenza per questa sua morte è terribile e prematura. Scavato nella mia anima, ha lasciato una ferita aperta nelle nostre dita, nella mia e in quella di mia moglie Cenzina. Con donna Vincenza Leoncavallo ci siamo sposati a Gioia del Colle nel 1768. Poi ci siamo trasferiti a Minervino, dove io svolgevo la professione di avvocato. Prendemmo casa in via Tocco, dove era l'antico sedile, nei pressi di Porta Sant'Andrea. Lì sono nati i miei figli. Emanuele il terzo, 13 mesi dopo Giuseppe, nel 72. Angela aveva 4 anni. Lui lo demmo subito a Abate, scuro di capelli e molto vivace. Siamo riusciti a tenerlo in casa fino a quando non è iniziato a correre per i vicoli, a disperdersi in quel labirinto di stradini, a rincorrersi ed a zuffarsi con i figli dei cafoni, a giocare con la palla di pezza, a tirare le pietre ad uccelli, a molestare le serve che trasportavano le quartare piene d'acqua che andavano a riempire la cisterna del castello. Non c'era verso di tenerlo a bada. Allora, tutto intorno al paese correvano ancora le mura, seppur crollate in più punti. Partivano da via dei Mulini, ora via di Fani, e girando intorno arrivavano fisso al castello, dopo lo stadione delle fonti. Oltrepassavano la Portella e Porta Sant'Andrea, per terminare al portone centrale, in largo fuori le mura,
ora Piazza Pope. Emanuele col suo amico Peppino Elifani uscivano dal paese, scivolando dopo clicchi, un'apertura nelle mura che serviva per il reflusso delle acque piovane. Dopo aver percorso uno sterrato, passando da largo fuori le mura, raggiungevano la torre, più lontana e isolata. Alcune volte ho anche mandato i miei servi a riprendere, perché si incantava il cantiere dell'Immacolata Concezione, che era in costruzione. Era sempre al centro dell'attenzione, con quel suo carattere giocoso e pieno di spirito. Era anche molto affettuoso, ma devo dire decisamente testato, come queste nostre voci, sempre con la parola pronta, ma mai impertinente. Mia moglie Cenzina, che ancora prima di me stravedeva per questo figlio, dietro consiglio del vescovo Mancini, decise di affidarlo a un precettore per dargli un'istruzione decorosa, come era d'uso ai notabili dell'epoca. Non senza fatica, tra un gioco e una sgridata, padre Papadia riuscì a fargli terminare gli studi. Allorché mia moglie decise che doveva intraprendere la mia stessa carriera, studiare l'arte oratoria e specializzarsi a Napoli nello studio del diritto e del capitolo. Non mi doveva di certo convincere. Anche per me la carriera da uomo di legge era la sua vita. Con quel suo carattere superante, non poteva di certo stare attaccato alla gola della madre. Tanto per le terre c'erano i fratelli. E venne il giorno. Con la famiglia al completo lo accompagnammo al postale per Napoli. Era là. C'era tanta gente. C'erano gli amici, le donne di casa. C'erano anche i due facchini che trasportavano il baule. Tutti volevamo salutare un signorente partito, ci va a studiare la legge. E soltanto qualche lampione ancora acceso illuminava gli ultimi abbracci e le lacrime di sua madre. La rivoluzione francese era già scoppiata e in tutta Europa dilagava la notizia. Noi qui non sapevamo ancora né chi né cosa fossero questi giacobini. Emanuele qualcosa aveva sentito dal suo amico Ettore Carava. Ogni giorno sotto i suoi occhi era palpabile la povertà e il degrado diffusi tra la gente, e questa cosa lo turbava, ma ancora di più lo irritava l'indifferenza e l'inerzia degli uomini di potere e di una parte del clero, indaffarati solo a pensare ai loro interessi. Arrivò a Napoli verso sera. Ad attenderlo c'era Peppino Elifani, che lo trascinò letteralmente a porto, dove erano schierate una quindicina di navi. Emanuele non sapeva ancora cosa stesse succedendo. Guarda, guarda Emanuele, le vedi? Le vedi le bandiere? Sono i francesi, sono i francesi! Sono venuti a liberarci. Ferdinando e Carolina stanno chiusi interrati nel palazzo. Qua, se fanno una sventagliata di cannoni, se ne salta la reggia con tutti i borboni e facciamo la rivoluzione. Ma la Repubblica non si fece e i francesi se ne tornarono alle loro case. Ma da quel momento Emanuele cominciò a respirare aria di rinnovamento che era arrivata dalla Francia. Iniziò a frequentare i circoli giacobini, le società segrete. La cosa ancora più grave per Regina, iniziò a diffondere la rivoluzionaria dichiarazione dei diritti dell'uomo. E chi l'aveva mai sentita? Io e mia moglie Cenzina vivevamo sempre in apprensione, conoscendo quel suo carattere molto risoluto. Sapevamo che aveva preso casa in una traversa di via Toledo, nei pressi dell'abitazione di Lauber, suo docente di filosofia e grande frequentatore dei circoli giacobini napoletani. Nel suo studio, la sera, oltre a lui restavano Peppino Elifani ed Ettore Carappa e altri patrioti,
a commentare le notizie che giungevano dalla Francia. Tirava brutta aria. C'erano poliziotti e spie dappertutto. Soprattutto quando era giunta la notizia della decapitazione di Maria Antonietta, sorella di Carolina. Era una situazione pericolosa. Anche perché la regina Carolina aveva dato ordine di reprimere qualsiasi forma di insurrezione, anche con la tortura, in modo da evitare che questi giovani potessero sognare o progettare un futuro migliore. Come mettere l'acqua in un canale e imporre che scorra al contrario. Ma neanche il destino di Emanuele poté scorrere al contrario. Mentre questa vita che dà e inevitabilmente toglie, ce lo ha strappato troppo presto per consegnarlo alla storia per sempre. Fratello Giuseppe e la cara sorella Angela. Solo un gruppo ristretto di patrioti sapeva del suo arrivo. C'era la festa patronale e la sua venuta non avrebbe destato sospetti. Non capire quello che stiamo per dirci.
A proposito, donna Anna, stamattina ho incontrato vostro marito Gianfrancesco Buttiglione al postale per Barletta. Mi ha detto della riunione e che devo avvisare i patrioti sicuri, perché oggi deve arrivare Emanuele. Sì, e bisogna distribuire le copie stampate della Costituzione francese. Le vedi con voi? Donna Anna, come sapete, io ed Emanuele ci vediamo solo alle riunioni. E quando sono partito le copie non erano pronte. E poi, con il mio abito, un carico così grosso avrebbe destato sospetti. Mentre Emanuele, con il suo vestito, non desterebbe sospetti. E avete fatto bene, Don Silvio. Qua neanche dei vetturini ci si può fidare. Maledetta spia. Donna Anna, io adesso devo andare. Ho detto in canonica che venivo a farmi visita perché non stava del bene. Tornerò per l'ora di pranzo. A proposito, donna Anna, dite ad Emanuele quando arriva di non venire subito in paese. Avviserò io sua madre, non è sicuro. Non dubitate, consiglio, ho già pensato a tutto. Emanuele dormirà qua stanotte. Bene, bene, donna Anna, a dopo. Vincenza? Vincenza? Se è finito, che qua c'è da riempire l'acqua. Voglio far trovare quella fresca a mio nipote. La madre la sto fornendo. E come ha dato il mio sinecetto? Ne ha manco tempo da domanda con gli la messa. La madre, ci chiamerò da fare, ci chiamerò da Vincenza, te l'ho detto tante volte. Resta al posto tuo. Sta a vedere adesso che i miei ospiti devono dare conto a te. Ti ho dato un comando? Quello devi fare e basta. Chi è? Siamo i fratelli di Dio, Angela e Giuseppe. Oh, Angela! Buongiorno, donna Anna. Oh, Giuseppe. Venite, venite, accomodatevi. Prego. Quali onori in casa mia i figli di Don Vincenzo De Deo. Ditemi, come sta donna Genzina, vostra madre? Oh, sta bene, grazie. Anche lei mi saluta. Ma l'onore è tutto nostro di frequentare questa casa di cittadini liberi. E di patrioti, soprattutto. Ma Emanuele non è ancora arrivato? No, non ancora, ma non manca molto. Il postale arriva a mezzogiorno. Ho pensato che vostro fratello sia meglio non si faccia vedere in paese. Rimarrà qua per stanotte. Parole sante, donna Anna. Noi stessi non ci sentiamo al sicuro, nonostante papà è avvocato della corona. Per allontanarci abbiamo detto che andavamo a fare la novena. Donna Anna, mi credeva stato detto. A questo ha pensato Emanuele. E il suo compagno studia a Napoli. Ora sta in famiglia a Gioia del Colle da qualche giorno, ma sta per arrivare. E anche Don Silvio Bonavoglia sarà dei nostri. Ci raggiunge più tardi. La madre! Sono fornito. Come ho? Hanno armato le persino, ma sono della militta. Giuseppe, continua a impicciarti in fatti che non ti riguardano. Ma se gli ho detto che è uno il letto. Ho capito dove la testa oggi. Senti, e vedo che te ne vai prima che ti caccio. E subito a casa. Che se sgarri tua madre, ti manda dritto in convento. No, pronta, muovai, dritto in casa, Donna Anna, ma siamo sicuri che non si mette a chiacchierare in giro? Non vi preoccupate, andrà subito a casa. E poi ha così paura che la madre la chiuda in convento che ubbidisce a tutto. Chi sarà ora? Chi è? Michele Del Re. Ah, Michele! Prego, prego, accomodatevi. Don Michele, siete il benvenuto. Sarà a voi, donna Sara. Questi sono Angela e Giuseppe De Deo. Angela. Fratello e sorella di Manuela. Giuseppe. Vostro fratello parla sempre di voi e della vostra famiglia. E vi racconta sempre di quanta nostalgia di Pierrino. Però sapete, non può più tornare. È troppo impegnata a diffondere le idee della rivoluzione francese. Sì. Posso capire, anche qui arrivano notizie non sono buone. Ma che sta succedendo? Sta succedendo, donna della sala. Sta succedendo che quella semplice della tedesca, la regina, come la chiamano? La regina, sì, la tedesca. Bene. Viene giacobina ovunque. E poi da quando arrivano le notizie dalla Francia, come la presa della Bastiglia, la rivoluzione, l'arresto delle ali, l'esecuzione di Luigi Capeto e adesso anche della sua sorella Maria Antonietta. Beh, vedete, è diventata peggio di una serpe. Certo, vede Giacobino ovunque. È arrivato il momento di cacciare i Borboni da Napoli. Certo. E allora è vero che Renzo in persona
è venuto a fare dei modelli a Carolina e adesso siamo pure alleati degli inglesi. E quindi che succede? Succede che adesso siamo in guerra contro la Francia. In guerra con la Francia? Ma lo sa Ferdinando che di questi tempi c'è da perdere la testa contro i francesi? Certo, e a prova di questo si è saputo che è partito una nave di militari napoletani verso Tolone, sì, in aiuto degli inglesi che sono assediati nella loro città. Chi sarà ancora? Si è? Sono Pietro Patarino. Pietro? Pietro. Chi è Pietro? Pietro, sì. Lo conoscete? Quello mio amico. Ciao Pietro. Tempo, Pietro, non ti aspettavamo più, non sei mai abbastanza quando ci chiede un po' di giustizia, sai Pietro? Giuseppe, se una persona ti dà un via di cose tranquillo, studiamo come a Napoli, è di famiglia povera, è ospita a casa mia, Grazie di avermi accolto, donna Anna. Forse siete a buon punto. Volete presentarvi questi amici? Siete il benvenuto, don Pietro. No, non abbiamo ancora iniziato. Questi sono Angela e Giuseppe De Leo. Fratello e sorella di Manuela, che frequenta il corso del professor, Lauberg a Napoli, come voi suppongo. E aspettiamo Manuela per iniziare. Certo, siamo tutti amici di banchetti, di tavernette, sì? Amici! Sono io, Manuela! Oh, Manuela! Dico che ti vorrei con me a Napoli, così venite a buttare giù dal palazzo il trono con tutto il re. Oh Emanuele, siete il benvenuto in questa casa come un figlio. Grazie donna Anna, grazie a tutti. Ero sicura di arrivare tra amici. Anche tu qui Pietro. Sento che ce la faremo. Quel tirano di Ferdinando non potrà fermarci. Come vorrei che nostra madre e nostro padre fossero qui ad abbracciarmi. Ma dobbiamo essere prudenti. Domani non ci vuole la festa al santuario, ci confonderemo tra la folla. Sì, Emanuele, siamo tutti d'accordo. Voi rimanete qui per stanotte. Ma veniamo dunque. Che notizie portate da Napoli? Ma Emanuele, cosa porti in quel sacco? Non saranno forse delle armi? No, non temere, Angela, non sono delle armi. Ma è qualcosa che i Borbone temono di più delle armi. Sono degli innocui fuori stampati, dove si legge la parola degli uomini liberi, dove sono elencati i diritti che nessun regnante vorrà ascoltare, per non far scoprire la condizione disumana di bestie in cui fanno vivere i loro sudditi. Leggete! Le abbiamo fatti stampare il gran segreto a Napoli. Sì, e adesso la bestia da sopra si è ribellata dai tiranni, sì? E la Francia si è presa tutta la libertà che inventava, certo. La monarchia è stata abolita. E da quando le teste dei reali sono cadute, tutto è cambiato. La gente diventa padrona della propria vita, si distribuisce il pane, si inizia ad eliminare il feudalesimo e siamo ancora agli inizi. E noi cosa possiamo fare, Madre? Adesso bisogna insegnare a quei poveri straccioni cos'è la libertà. Da generazioni si nasce schiavi. E come si fa? Stabilendo delle norme che saranno uguali per tutti. Questa è la Costituzione francese. Sono le regole irrinunciabili che da ora in avanti varranno per tutti gli uomini liberi del mondo. Articolo 1. Lo scopo della società è la felicità comune. La felicità comune! Qualcuno di voi si è preoccupato della vostra felicità fino ad ora? E sentite questo, tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge. Quest'altro ancora, il governo deve garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili. E quali sono questi diritti? Il re non concede già quello che ci serve. Ma non capisci, Pietro? Sono l'uguaglianza davanti alla legge, la libertà, la sicurezza, la proprietà, l'istruzione. Ma a cosa ti riferisci? Ma non capite. Nessun nobile reale o patriarca della Chiesa potrà mai imporvi ciò che sia contrario alla vostra dignità di persone, donne e uomini. Nessuno più potrà nuocervi impunemente. Rammentate, perché tutti gli uomini sono liberi e uguali.
uguali. Ma questo è uno stravolgimento troppo grande. Emanuele, non ci riusciremo mai. I reali non lo permetteranno. Ma sarà il popolo a volerlo. È per questo che siamo qui. Per diffondere il seme della libertà. Bisogna diffondere ovunque questa Costituzione, raccontarla, spiegarla a chi non sa leggere. Se vogliamo cambiare, noi per primi dobbiamo sacrificarci. Vedrete che i francesi verranno ad aiutarci. Viva la Francia, viva la Repubblica! Chi sarà questo? Chi è? Don Silvio. Ah, Don Silvio, prego, accomodatevi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Emanuele è già qua. Ah, vedo che siamo in tanti. Vi saluto tutti, fratelli. Dio, Don Silvio, unisciti a noi. Te l'avevo detto a Napoli che qui avremmo trovato un vero movimento rivoluzionario. Ho portato con me delle copie della Costituzione francese e stiamo decidendo come distribuirle. Ma che avete, padre? Vi vedo turbato. È vero, fratelli. Non so se darvi una buona o cattiva notizia. Padre, che cosa è successo? Siamo in pericolo. Ho appena lasciato il nostro vescovo, che mi ha mostrato una lettera pastorale a nome del cardinale Ruffo, dove si chiede una settimana di preghiere speciale in suffragio dei nostri caduti a Tolone. Perché? Cos'è accaduto? Quali caduti? Ma come, non sapete? In Borbone avevano mandato le nostre truppe in aiuto agli inglesi a liberare Tolone dai francesi. È stata una disfatta! Ci sono stati quasi 500 morti! Ma come hanno fatto i francesi con quell'esercito alla battaglia a sconfiggere gli inglesi, gli spagnoli, i borboni? Era lì un giovane ufficiale per altre mansioni, pare si chiamasse Bonaparte. Scusi, Don Silvio, allora è una buona notizia, perché non dobbiamo gioire per una vittoria giacobina? Ma non possiamo certo gioire per tutte quelle morti, ce ne erano anche di queste parti. E poi adesso ci sono le decisioni politiche che ci devono spaventare. La regina Carolina gli è andata su tutte le furie. Ha mandato informatori a cercare i patrioti ovunque. Le carceri della Vicaria sono piene ormai. Dio santo, allora è pericoloso tornare a Napoli. E tu lo sapevi, Emanuele. Emanuele, per te è troppo sicuro farti vedere in giro. No, non preoccupatevi, non c'è motivo di preoccuparvi. Via, tutto un fuoco di paglia su. Figuratevi adesso se i Borbone si vanno a preoccupare di uno studente come me. Vale a dire che per qualche giorno andrà a stare da Peppino di Fani finché non si calmano un po' le acque. E voi, Michele, Pietro, non dite niente. Anche voi venite da Napoli. Ma è così grave lì la situazione. Certo, gli svegli non sanno che pesce pigliare. Gli unici che ci guadagnano sono le spie, che guadagnano a piede mani tanti soldini. E li fanno correre di qua e di là. Sì. Però noi sappiamo adesso come muoverci. State attenti! Io ho sentito brutte cose invece. Arresti, carcerazioni, il popolo e il clero non sono d'accordo con i francesi. Un giorno o l'altro qualcuno parlerà per davvero. Certamente i briti sentono di confisca e perdita di privilegi. Ma in quanto al popolo, tocca a noi spiegare la loro condizione. Certo, certo, del resto, la coppia dei reali Ferdinando e Carolina sono oggetto di scherno nel paese, no? Tutti li deridono, e ne parlano nelle piazze, nei teatri, e non possiamo fare nulla noi contro questi che racconta storie, contro questi Pulcinella. Anzi, sapete, anche io ho un sonetto da raccontarvi, anzi, ve lo leggo, sono scritto, ve lo leggo. Guardate un po' che cosa si dice dalla coppia Carolina e Ferdinando, eh? Leggete, leggete. Carolina, è fermuto chillando che non più lo gappato da te. Mosso sacro, si chiede in campo. E ho popolo ti ietta a mare insieme a me! un momento che ce n'è pure una per quell'inetto del re Ferdinando di Borbone, che si fa comandare dalla tedesca. Sentite. A tedesca, a Ferdinando consegnare educazione. O re, da regina o da buttare rispetto? A tu sì che la cara sto Borbone! Osama,
signora, un traslino, ecco! Ma non è vero! Il popolo non è con Giacobini! Non sanno nemmeno chi sono! E poi hanno tutti paura del re! Ma che paura e paura si può avere di quell'incapace che solo brava a comandare nelle stalle i suoi cavalli? Se fosse qua li farei vedere io! Guardia di Anno! Andiamo, amici! Sì. Certamente, Beatrice, è un bravo guaglione, che lo conosciamo tutti.
dire nessuno a Napoli. Pensato. Ma quando mio marito era feluccio? L'avvocato Mario Pagan. Mario Pagan. Chi l'è importante? Chi l'è un coppo povero? Certo. E poi, usava is come da fa per farlo uscire. Facciamo presto. Ha ragione, Nunziati, facciamo presto, facciamo. In piedi, la corte si riunisce. Oggi, 3 ottobre 1794, per ordine del re, Sua Altezza Ferdinando di Borbone, si riunisce la grande corte della vicaria. Coi nominati, o giudice della gran corte e reggente della vicaria di Napoli, Sua Eccellenza, il Cavalier Luigi de' Medici, Presidente della Giunta di Stato per ordine del Re. O Barone, Eccellentissimo Giovanni Acto, Ministro e Segretario di Stato di Sua Maestà Ferdinando di Borbone, o Re di Napoli e delle Due Sicilie. Procuratore fiscale del re, Sua Eccellenza Basilio Palmieri. E i giudici Vanni e Guidobaldi. Seduti. La corte al completo, si apre il dibattimento, fate entrare l'imputato. Giuseppe Nicola Tedeo, nato a Minervino l'11 e battezzato il 18 giugno 1774, figlio di Don Vincenzo Tedeo e di Donna Vincenza Leocavallo? Sì, sono io. Siete accusato di delitto gravissimo e atrocissimo contro la religione, la monarchia e lo Stato. Siete accusato di progettare attentati contro la famiglia reale e pronta ad unirsi ai francesi quando questi entreranno in Napoli. Siete accusato di diffondere la Costituzione francese, di possedere stampe giacobine, di avere in casa stoffa rossa per farne berrettole ad uso della Costituente francese. Siete accusato di aver rivolto parole minacciose contro il re, agitando un coltello davanti al ritratto dello stesso sovrano, durante una cena in casa di Anna Sala Buttiglione. Avete un difensore? Non ce n'è bisogno, sono innocente. E poi la regina non vuole difensori. Il difensore sono io, Presidente. Sono Mario Pagano e sono stato incaricato dal padre dell'imputato. Imputato, viste le ragioni di Stato, la gravità dei fatti, e il pericolo che corre la corona, questo tribunale procederà ad horas.
Ma non è possibile! Così non c'è difesa per l'imputato! Presidente, questa è una procedura di guerra e noi non siamo in guerra! Così è deciso, avvocato! Il giudizio sarà unico ed inappellabile! Proseguiamo con la deposizione del ministro, Sua Eccellenza il Barone Acton. Barone, riferite alla corte le vostre indagini. Dai nostri informatori abbiamo saputo che tale Vincenzo Vitaliani insta a unirsi a lui con i giacobini francesi per annientare la monarchia e la sbiraglia assassina, e che fra non molto sarebbero venuti i francesi a Napoli con la loro flotta per uccidere il re e tutti noi. Ho disposto l'arresto di tale Vincenzo Vitaliani, che sotto preventiva tortura ci svelò tutto il progetto di rivoluzione e fece i nomi di De Falco, Galliani e Capellieri. E inoltre, nominando fra i capi di tale vile congiura l'imputato qui presente Emanuele De Leo, e che egli stesso avrebbe nascosto e scritto i giacobini. E in effetti, durante l'arresto, nella sua abitazione, abbiamo trovato tali scritti. Un solo foglio, Presidente, uno solo, la Costituzione francese. E poi le confessioni non sono valide perché sorte con la tortura. L'efferatezza del metodo non è un mezzo compatibile per il trionfo della verità. E il civile parla. Avvocato, lo sa la corte quello che è lecito e quello che non lo è. E poi ci sono altri testimoni. Eccellenza, potete lasciare il banco. Cancelliere, fate venire il padalino. Siete voi Pietro Nicola Patalino di anni 27? Sì, sono io. Dite quello che sapete. Mi fu detto in confidenza da Michele Del Re che in casa di Donna Anna Sala e Don Francesco Buttiglione e Minervino doveva tenersi un convito di giacobini, dove si dovevano dare le regole per introdurre la libertà e l'uguaglianza. Erano presenti l'ecclesiastico Bonavoglia, i fratelli Del Re, il Don Emanuele De Deo e di lui fratello e sorella, tutti nominatisi giacobini. Si cospirò contro il governo del re e si lessero satire contro gli amatissimi sovrani. Poi si disse che i francesi erano vicini a sbarcare a Napoli. Ed infine il De Deo, trasportato dalla follia con un coltello, corse al ritratto del re e lo segnò con odio, come se fosse lui in persona. Per questo infame gesto, io decisi di presentarmi da Sua Eccellenza al generale Acton per informarlo di tale tradimento. Questa è la verità. E voi avete veduto di persona gli scritti giacobini? Certamente, signor giudice. Ne ho sottratti una copia per mostrarla a questa eccellentissima corte. E Dio, avete disonorato la corona e voi stesso con questo comportamento scellerato. Siete la vergogna di vostro padre e della scuola di legge che dite di frequentare. Questa è la vostra legge, quella che volete imporre voi e il vostro re. La legge dell'ingiustizia e della sopraffazione. Siete un infame. Avete predicato la morte dei sovrani e la venuta dei nostri nemici francesi. Ma il nostro doloroso re è più forte di tutti voi e schiaccerà i traditori.
Per questo io, per lesa maestà divina, chiedo alla corte la condanna alla corda, fino alla morte. A morte! E corda sia sino alla morte, la sentenza è pronunciata. Presidente dei medici, è un infame! Che giudizio è mai questo? È una macchia che resterà per sempre su questo tribunale. Il Dio è prima di aver espresso un pensiero. Potete voi condannare il pensiero? E per il solo fatto di averlo manifestato volete punirlo con la morte? Presidente, pensateci, prima che la storia condanni voi per sempre. Avvocato, non vi permetto. Moderate le parole. E poi la sapete benissimo che il giudizio è inappellabile. La corte si è espressa. Guardie, portate via il condannato.
Vedete, la gente si porta a Piazza Castello ad assistere allo spettacolo. Vorrei darvi coraggio, riunire al vostro il mio strazio per questa crudele ingiustizia. Allora, la regina è stata irremovibile. Don Mario, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per me. Sì, sono stato dalla regina e mi ha proposto anche una via d'uscita. Mi ha chiesto di obbligare Emanuele a fare i nomi dei suoi complici, così come hanno fatto i suoi amici. Solo così si sarebbe salvato. Ebbene, e com'è andata? Gli ho proposto di basciarmi. E visto che ormai tutto era perduto, che senso aveva gettare ora via la sua vita? Gli ho riportato il mio dolore, quello di sua madre, l'onore del casale. Gli ho proposto anche di fuggire lontano per farsi dimenticare. Mi sono inginocchiato ai suoi piedi. L'ho supplicato di ascoltarmi, di evitare lo strazio a sua madre. E lui, abbracciandomi, ha detto: padre, state parlando a nome del tiranno, proprio di chi gioirà per la mia infamia e per la vita vergognosa che poi sarò costretto a vivere. La morte reca orrore a chi non ha saputo ben vivere, chi ha la coscienza senza rimorsi, gioisce in quel punto che i malfattori chiamerebbero terribile. Non siamo eterni, presto o tardi si muore, né la durata della vita è determinata da replicati giri di sole. Un anno di vita di un uomo onesto ne eguaglia 100 di un traditore o di un egoista. Ho adempito alle mie obbligazioni e non mi sono mai dimenticato di essere cittadino ed uomo. Il mio destino è certo ed io lo attendo con coraggio. E spero che anche voi comprenderete che non ho potuto indebolire il mio cuore e umiliarmi in cambio di una vita oscura e senza onore. Padre, mille morti sono da preferire ad una vita infame. Mille morti sono da preferire ad una vita infame. Thank you.
ringrazia. Si ringrazia. Don Michelangelo, cooperativa Emanuele De Deo, nella persona del presidente Mauro Sciarra. Il comune di Minervino Murge per il patrocinio. Tutti gli attori. Tutti gli attori per aver dedicato molto del loro tempo alla realizzazione di questo progetto. Si ringraziano le preziosissime collaboratrici esterne, a cominciare dall'aiuto regia Franca Lepuriere. Le sarte, Concetta D'Orazio, Enza Maino, Teresa Renna, Lorenza Carulli. A cui si aggiungono Nell'Angiulo per gli allestimenti, Adele Angiulo e Giuseppe Celletti per il supporto tecnico. Roberta Chiodo, ricordiamo che gli arredi sono stati forniti dall'antico di Luigi Carlone e i costumi di scena da Giacomo Coppola. Le luci, ditta Tonio Carlone. Confezioni Vania. Testi di Franco D'Ambrosio. Regia Loredana Sassi.